Volevo chiederti due cose, se ci facevi un po' la lista degli indisponibili per domani, chi recupera, chi è fuori, poi volevo chiederti anche che cosa aveva Sissé, che mi risulta avere un problema muscolare e non di nuovo pubalgia, però volevo che tu ci spiegassi un attimino la sua situazione, perché purtroppo è Allora, una situazione che si trascina per un no, motivo o per un altro. Sissé la prossima settimana dovrebbe allenarsi col gruppo, quindi siamo fuori da quella problema muscolare che avevo avuto. Non si trattava della pubalgia, ma era un problema, una ricaduta, diciamo, muscolare. Però dalla prossima settimana, se tutto va bene, dovrebbe riallenarsi e essere riaggregato con il gruppo. Ed è rimasta l'unica situazione. Sì, così dubbia, ecco, al momento fisica. Tutto il resto è a posto, a parte la squalifica di Settembrini, quindi il resto l'abbiamo tutti. Massimo, senti, finita la partita di Crema, hai detto, col Fiorenzuola sarà un'altra musica. È un auspicio, una speranza, o proprio perché le caratteristiche del Fiorenzuola, che ci aveva fatto anche parecchio dannare nella partita d'andata, sono diverse rispetto, diciamo, con gli avversari che hanno sempre creato qualche problema sul piano agonismo e tutto quello che ne è derivato? Sì, è un tipo di partita diverso perché è il Fiorenzuola che si esprime in maniera diversa, gioca in maniera diversa, nel senso che ha un allenatore che è lì da 3 anni e quindi ha potuto plasmare con la sua squadra con tutti i principi in cui crede. È una squadra che palleggia molto dal basso, non ha paura di giocare, non ha paura di provare a palleggiare, non ha paura di allargarsi per la partita. Quindi il campo è diverso, è più grande. Anche mi viene in mente perché io penso che da calciatore l'unico campionato che ho vinto l'ho vinto giocando nel Fiorenzuola dalla C2 alla C1, no? Quindi è un campo che. Che anno è, te lo ricordi? Oddio, comunque una trentina di anni fa. L'unico campionato che ho vinto lì, e quindi sono legato a ricordi bellissimi. Ma è un campo che è sempre stato molto bello, grande, dove puoi giocare. Voi puoi È un giocare a. velodromo, no? È un campo di un velodromo. Velodromo, sì. E quindi ecco perché dico che sarà diversa proprio per la tipologia di gara, e questo è il discorso. Quindi necessiterà ovviamente di una partita diversa, non sicuramente dall'attenzione e dall'atteggiamento, che secondo me è stato ottimo, e quindi dobbiamo mettere quello più altre cose che quella partita dirà, che è una gara diversa, una gara dove loro cercano di palleggiare, di aprirti, di trovare spazi. Tu devi essere bravo ad aggredire bene senza concedere nulla, quindi è una cosa diversa. Devi essere bravo a venire fuori, a giocare. Quindi è una gara difficile come tutte quante, ragazzi. Non è che ce ne siano gare. Ecco, la cosa che è importante è che capiamo che non esistono gare semplici. Diventano, si mettono in una maniera che poi magari sembrano agevoli, ma in realtà sono tutte da lavorare le partite. Ovviamente tutti vorremmo iniziare a fare 1-2 subito, ma non è che qualche volta ci è riuscito, qualche altra volta invece no. L'importante, sappiamo che dura 95-96 la gara, l'importante è arrivare in fondo e portarla fuori. Questo è importante. Senti, Dezzi come sta? Come l'hai visto in questi primi allenamenti? Lui verrà con voi? Convocato, viene con noi. Adesso non abbiamo potuto fare allenamenti a campo aperto e quindi manca quello, però ovviamente tutto il resto sappiamo che tecnicamente è un giocatore di primo livello e quindi si muove agevolmente, il sistema lo conosce bene, quindi non credo che avrà problemi ad inserirsi assolutamente. Sarà solo una questione di ritmo, di minutaggio, di distanze da trovare. Però l'ho visto bene, sereno. Siccome è la terza partita in una settimana e a Crema hai cambiato cinque giocatori, uno per forza perché era squalificato che era Curcio, ti chiedo, farai un altro piccolo turnover oppure pensi di andare dentro un po' con una buona conferma di quelli che magari hanno giocato a Crema? No, credo che farò sicuramente, ruoterò dall'inizio, anche per trovare nelle motivazioni dove magari qualcuno è stato chiamato in causa un po' di meno, invece di trovarlo come ha fatto Settembrini molto bene domenica,
trovare qualcosa da quel punto di vista lì. E quindi questo sicuramente si manterrà di tutti quanti. Credo molto nella squadra, credo molto in loro come uomini e come giocatori, quindi non mi preoccupo assolutamente se faccio questo tipo di soluzione. Quando non le faccio è perché vedo quel giocatore magari in una condizione talmente straordinaria che dico, beh, andiamo avanti, oppure magari è in un in qualche punto focale dove fai fatica a sostituire, però in questo momento qua si può ruotare bene. Vedo bene. Mister, due cose ti volevo chiedere, se possibile. Sì. La prima, le condizioni di Germano, visto che poi nel dopogara di Crema avevi detto che tu volevi comunque tutti al 100%, quindi aveva ancora qualche fastidio alla spalla, e capire se intanto lui è effettivamente recuperato al 100%. Sì, è recuperato al 100%. Ok, quindi là nello scelto, insomma, eventualmente iniziali. E poi, sempre a proposito di difesa, rientrerà a Monaco, che non l'hai avuto per via della febbre. Immagino che sia disponibile anche lui al pieno, praticamente. E però volevo chiederti, visto che poi Monaco nei due centrali fa il centro-sinistra, e tu nell'ultima partita hai invertito e messo Aieti a sinistra con Pellagatti a destra, perché hai capito che così lavorano meglio. Monaco però gioca centro-sinistra, Aieti al di là del gol ha fatto una grande partita nell'ultima di martedì. E allora ti volevo chiedere se uno più uno fa due. No, io ti rispondo con tutta sincerità. Dietro in questo momento stanno facendo veramente bene. Quindi ruoterò senza problemi e li alternerò. Come fanno anche altre squadre. Noi abbiamo questo tipo di possibilità senza fissarci. Hanno dimostrato di poterci star tutti. Hanno dimostrato di, penso anche a Gasbarro, a Catanzaro. Valentini, con me l'andata l'ha sempre, praticamente quasi sempre giocato. Quindi io in quel reparto lì ho fiducia di tutti e cercherò di ruotarli senza preferenze, perché effettivamente ultimamente, da un po' di tempo a questa parte, dietro stiamo facendo molto bene, ma ruotando tutti, e quindi continuerò così per Paolo, continuerò così perché sì. Voglio che tutti sentano la fiducia, voglio che tutti siano partecipi, e quello è una zona in cui stiamo facendo bene. Massimo, io volevo chiederti una cosa di natura tattica. Nella composizione della difesa tu hai degli esterni, soprattutto a destra, secondo me, Kirwan, che è più un quinto che un quarto, cioè come tipo di caratteristiche, spinge molto, ha fatto tanto anche dal punto di vista offensivo, e anche dall'altra parte Curcio, diciamo, ha determinati tipi di caratteristiche. Cioè tu nel mettere la squadra tieni conto anche di questi aspetti, cioè delle caratteristiche degli esterni in relazione anche a quelle degli interni di centrocampo, insomma, per avere gli equilibri giusti che tu ricerchi sempre? Beh, quelle sono valutazioni che facciamo anche sempre, sì. È chiaro che comunque lì a destra sia Nico che Germano, quando ci giocano, hanno le stesse diciamo, caratteristiche, peculiarità. Quindi sono due, mentre a sinistra, tra Gasbarro e Curcio magari c'è qualcosa di diverso. Però Gasbarro è un mancino naturale, quello che probabilmente si adatta meglio. Noi abbiamo messo qualche volta anche Kirwan a sinistra, però l'abbiamo visto sempre un po' più in difficoltà che piuttosto che a destra, anche se la può coprire benissimo. Ricordiamoci che a Reggio Emilia giocava quarto di centrocampo a sinistra, quindi per lui non è un problema. È chiaro che fare quel ruolo lì, diciamo a sinistra da basso, e necessita magari l'utilizzo del corpo, delle diagonali un po' più attente che fare da quarto di centrocampo, mentre a destra questo gli viene un po' più facile, un po' più naturale, proprio per la sua capacità di giocare col destro. Questi sono i terzini, quindi in base a questo si vede poi di lavorare davanti. Le caratteristiche poi delle mezze ali, in base al tipo di partita e agli esterni d'attacco, le andiamo a fare di volta in volta, ecco, questo è. Anche lì nel mezzo abbiamo adesso tanti giocatori bravi che stanno in questo momento, stanno tutti bene, e quindi cercheremo, ma ti dico, in generale
tutti. Io adesso sono contento molto della squadra, di come è, di come si aiuta, della voglia che ha. Dobbiamo solo stare attaccati, stare vicini, stare uniti e pensare che questa partita qua per noi è una finale. Noi dobbiamo ragionare ogni domenica così. Sembra sempre retorica, ma in realtà retorica non è, perché è proprio così per noi. Noi non abbiamo domani, noi abbiamo oggi. Quindi noi dobbiamo andare a Fiorenzuola e fare la partita, una grandissima umiltà che abbiamo avuto, con le nostre idee, con la nostra forza, sapendo che è una gara che ci può tenere lì, ci può tenere vivi, e per noi diventa una finale. E dobbiamo pensarla così. E un'altra cosa che volevo chiederti, so che tu non ami parlare mai degli avversari, però come sta vivendo la squadra il fatto che siete comunque reduci da 4 vittorie consecutive, da un periodo molto buono? Se mi parli del Fiorenzuola, ti ho detto, se mi parli di altri non ti rispondo. Non mi rispondo, no, volevo chiederti dal punto di vista psicologico come vive la squadra il fatto che nonostante abbiate vinto 4 partite, cioè il distacco sia sempre uguale, insomma, questo. Guarda, è proprio non pensando e non parlando che vai avanti. Pensiamo a Fiorenzuola, siamo attaccati a Fiorenzuola, ragioniamo solo su Fiorenzuola e basta. E questo ci mantiene vivi, ci mantiene liberi di testa, con la carica. Ecco, senti, per me l'ultima domanda, riallacciandomi anche un po' alle questioni tattiche che diceva, sottolineava Dimitri, tu hai vinto le ultime 2 partite con il doppio centravanti, cioè a un certo punto sei andato in campo, hai detto rischio tutto per tutto, gioco col 4-2-4. Ti chiedo, è una formula che viene presa come estrema ratio, come scelta finale, perché tu sai che se non riesci a sbloccare determinate partite devi assolutamente ampliare il fronte offensivo, oppure è anche una soluzione che ti piacerebbe magari sposare un po' prima del finale, degli ultimi 10-15 minuti? Ma diciamo, noi abbiamo una nostra identità, no? Come ti dicevo Stefano, e lo sapete, insomma, la squadra è costruita comunque per la possibilità di giocare con un centrocampo a 3, perché ne ha tante di mezze ali e tutte intercambiabili, quindi questo è un gioco che conosciamo bene, ha degli esterni puri e quindi va da sé che si incastra bene. Quel discorso del doppio centravanti è una soluzione della doppia punta che a volte abbiamo utilizzato con una difesa a 3, facendo un 3-4-1-2, a volte un 3-4-3 e a volte un 4-4-2, a seconda anche di come vediamo la partita. Quindi è qualcosa che si va a sviluppare. E non ti nascondo che così ho già giocato, per dire, a Trieste, ho fatto un campionato intero giocando così. Eravamo costruiti, comunque abbiamo fatto delle scelte che poi portassero lì. Noi abbiamo una nostra identità, cerchiamo di sviluppare in quella maniera che conosciamo e poi andiamo eventualmente in lettura di gara. Ciò non toglie che il campo può dare delle indicazioni tali da poter dire, beh, proviamo. Però in questo momento qua io credo che noi conosciamo bene quel sistema e poi da lì possiamo variare, e sorprendendo anche o comunque togliendo dei riferimenti all'avversario e andando su qualcosa che poi ci, per caratteristiche, comunque noi possiamo fare, perché abbiamo esterni che possono fare esterni puri, diventa una soluzione molto, molto offensiva. E quindi continueremo con quell'idea lì, Stefano. Ma non è un'idea che mi dispiace, tutt'altro, che ho già fatto, che conosco bene, e avendo poi il discorso di punte che possono essere più seconde punte, come può essere puoi giocare assieme a Ceraulo, può giocarci Nicastro, può giocarci Santini, può giocarci Cissé, e quindi è chiaro che dobbiamo tenerla viva come alternativa, molto viva. Diciamo, Massimo, però, che un po' forse il giocatore come Chiricotti vincola molto al tridente, nel senso che è difficile rinunciare a uno che ti può risolvere la partita. E senza magari un giocatore così avresti più possibilità di usare le due punte, modificare più spesso. Chiricotti paradossalmente un po' è fortissimo, per carità, per la C, ma ti vincola un po' al tridente, perché è difficile collocarlo da altre parti in questo momento, vero? Beh, ha delle caratteristiche molto chiare, no? E lì è dove si esprime al suo meglio. Dove dà il meglio, sì. Il suo meglio. Però poi, secondo me, quando poi anche lui mentalmente si toglie un po' da quella idea lì,
Per dire, a Trieste a un certo punto siamo andati con le due punte, lui faceva la seconda punta e secondo me l'ha fatta molto bene, chiaramente con come libera, un po' spuria, un po' più sull'esterno, non vicina all'altro attaccante, quindi c'è quella situazione lì. È chiaro che ha delle caratteristiche molto, molto precise e nelle quali lui si riconosce, ma ha fatto anche l'esterno in un 4-2-3-1, in un 4-4-2, era 4-2-3-1 più che altro, puro, è un esterno puro, dove però si avvicina, poi trova del gol, è un esterno che poi si traveste da attaccante. Quindi è chiaro che quella soluzione lì, per averlo, lo valorizzi di più così. Cioè, nonostante abbiamo visto anche durante l'anno, provato anche altre cose, no? L'ho provato, ricordo Legnago, tendenzialmente lo provasse sotto punta, poi la seconda punta, cercando un po' di variare poi anche qual era il modo di marcarlo da parte degli avversari, toglierlo dalla marcatura fissa. Ma per esempio a Trieste l'ho spostato a sinistra semplicemente per toglierlo dal gioco di Lopez, che stava forzando anche in maniera fisica la gara, e se vi ricordate è anche ripreso e ha fatto un buon secondo tempo, mentre sembrava nel primo tempo che non avesse spunti. Quindi insieme a lui sto cercando di trovare delle situazioni che non mi dicano ok, vabbè, togliamolo, ma magari proviamo qualcosa di diverso in modo da farlo rientrare in gara, fermo restando che noi abbiamo possibilità di sostituirlo con caratteristiche diverse e fare poi, come hai detto tu, anche eventualmente il doppio attaccante. Un ultimo flash ti volevo chiedere magari su Andelkovic, che insomma è stato fatto partire, so che anche tu lo stimavi comunque come calciatore, anche se era utilizzato poco. Sinisa, per me è stato un onore allenarlo, e non ho mai visto un atleta del suo passato, che ha fatto piazze importanti, allenarsi in quella maniera lì, aspettando nella stessa maniera il minuto come i 90, sempre allo stesso modo, sempre una parola giusta, sempre con una carica alta. Quindi veramente io ho detto ai ragazzi, siete stati fortunati ad avere un esempio, e prendiamo poi anche noi come staff, perché per me è stato un tesoro trovarlo. E tutto quello che di buono, di bello ci ha fatto vedere in questa parte, consci del fatto che comunque qualsiasi cosa farà, per l'uomo che è, avrà successo, qualsiasi cosa farà. Ha già delle sue cose, sicuramente farà bene, perché è un uomo straordinario, veramente un professionista, un uomo straordinario.